come già ho dichiarato, io non ci trovo niente di anomalo in quello che è accaduto, perché quando si votano le cariche istituzionali si dà l'incarico ad alcune personalità di ricoprire ruoli di garanzia costituzionale, non c'è una maggioranza e un'opposizione. Ricordo che Fratelli d'Italia 5 anni fa addirittura votò per Roberto Fico, e la distanza tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle è siderale. Lo facemmo perché comunque è un segnale di disponibilità e proprio perché non si andava a votare per il governo. Quando si votano dei provvedimenti del governo o addirittura la fiducia al governo, se si sta all'opposizione si fa qualcosa che diciamo deve essere indagata, perché è un'anomalia autentica, se non addirittura una scorrettezza. Ma quando si invece eleggono ruoli, persone nei ruoli istituzionali, questi trasversalismi non solo accadono ma sono anche ben accetti, perché sono sintomo di buona salute. Questo vale per il Capo dello Stato, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera dei Deputati, e poi comunque ci deve essere rispetto da parte di tutti. Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo visto comunque un atteggiamento che non ci è piaciuto da parte dell'attuale opposizione. Mentre noi votammo per Fico, qualcuno non ha neanche applaudito, neanche si è alzato in piedi quando il Presidente della Camera è entrato nell'aula di Montecitorio. Questo non è un fatto positivo, non va bene.